Dalla notte al giorno, dal buio alla luce, come ogni anno il rito del concerto all'alba di Ravello incanta e rapisce. L'evento clou del Ravello Festival non ha tradito le aspettative, regalando ai 300 fortunati spettatori l'emozione unica della musica che sublima il nascere di un nuovo giorno. L'essenza e il significato del passaggio dal buio alla luce è stato sottolineato dal maestro James Conlon, che a fine concerto, richiamato sul podio dagli applausi del pubblico, ha concesso come bis l'ultimo movimento della pastorale di Beethoven, il ringraziamento alla divinità dopo la tempesta, come augurio per un futuro di serenità per l'umanità così provata dalla pandemia. Tempesta c'è stata in questa edizione anche per le dimissioni discurate a giugno sul caso Saviano non gradito a De Luca, nulla a che vedere con l'evento clou. Sul palco del Belvedere di Villa Rufolo l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, anche questa una scelta non casuale, ha eseguito un programma monografico dedicato al Beethoven delle sinfonie. Una direzione energica e passionale, quella del maestro newyorkese, che ha regalato alla platea del Ravello Festival un concerto di grande spessore e coinvolgimento. Il risultato e il successo non erano scontati, visto il gran caldo e l'umidità molto accentuata che hanno ovattato il sorgere del sole. L'appuntamento è al prossimo anno, alla prossima alba.